Sabato 18 maggio alle ore 21 presso il Teatro Massimo di Pescara si svolgerà un concerto imperdibile ad ingresso gratuito con l'orchestra Magica Musica, un gruppo musicale composto da 40 ragazzi disabili distintosi nel dicembre del 2018 per essere arrivato secondo nella finale del programma televisivo di Canale 5 Tu sì che vales. L'orchestra Magica Musica è pronta a tornare sul palco. Archiviato un anno di grandi successi e ricaricate le batterie, il gruppo di musicisti disabili diretto dal maestro Piero arriva a Pescara nell'ambito del 24esimo premio Paolo Borsellino tutto l'anno per un concerto assolutamente da non perdere. Tutto pronto, tutto pieno per un'esperienza unica, un grande concerto unico al mondo, 40 ragazzi disabili dell'orchestra Magica Musica e una grande orchestra di 70 ragazzi delle scuole pescaresi uniti sul palco del Teatro Massimo, un grande momento di integrazione, un grande momento di solidarietà con questi ragazzi che fanno della musica un loro momento di vita, un loro momento di piena integrazione e soprattutto un momento terapeutico. Voglio ricordare che questa orchestra è stata premiata pochi mesi fa da Mattarella come momento esemplificativo di come si fa terapia nel campo dell'handicap e a dicembre del 2018, quindi anche questo pochi mesi fa, sono arrivati secondi per la qualità del loro spettacolo nel programma di Canale 5 Tu sì che vales. Quindi non solo un momento di solidarietà ma un grande momento di spettacolo, un momento di divertimento pieno con la musica leggera dell'orchestra Magica Musica. E invito tutti veramente a venire a questo spettacolo che, voglio ricordare, è a ingresso gratuito con possibilmente con un'offerta finale che andrà integralmente a questa scuola che ha fatto della musica un momento terapeutico.